Allora Filippo, sconfitta che tutto sommato non compromette niente, perché visto che avevamo fatto bene delle precedenti partite, però insomma perdere da sempre noia in una partita che forse alla fine potevamo anche recuperare. Ah sì, sicuramente a noi dà fastidio perdere, cioè noi non andiamo mai in campo per perdere. È normale che dopo che avevamo pareggiato, secondo me se tenevamo duro altri 5-10 minuti e non prendere gol subito, secondo me riuscivamo a portare a casa almeno un pareggio, ti dico. Poi dopo loro li vedevo che erano un po', dopo che avevamo pareggiato, avevano un po' di paura, diciamo. E purtroppo abbiamo preso gol subito e quello ci ha penalizzato e dopo non siamo più riusciti a pareggiare, anche se l'occasione ce l'abbiamo avuta, secondo me. Ecco, si parla di motivazioni, certo il Bari sicuramente aveva necessità più di noi di fare punti, però credo che insomma anche dopo la partita con l'Empoli, la qualità che avevate messo in campo, la determinazione, credo che non siate andati là a fare da sparring partner. No, assolutamente, anche perché noi queste ultime partite vogliamo dimostrare quanto valiamo, visto che purtroppo abbiamo avuto un campionato tra alti e bassi, diciamo, e anche se nelle ultime partite avevamo fatto benissimo, abbiamo messo in campo sia qualità che quantità, e ora ci teniamo a far bene queste ultime partite, cercare di vincere tutte e tre quelle che ci mancano, e tutte e quattro, compresa quella di Bar, che purtroppo è andata male. Adesso c'è un po' il match point, diciamo, con l'Anzano. Sì, adesso più che altro perché vedo l'Ascoli e la Regina molto in difficoltà. E per la matematica. Noi sì, per la matematica ci manca ancora un punto, però come ti ho detto, cioè, a noi interessa pareggiare, noi vogliamo portare a casa i tre punti in tutte le partite, perché è troppo importante, sia per la società, per la squadra, per la maglia e per noi stessi anche. Magari non è una bella cosa guardare indietro, come dice Cani, però un po' di rammarico per le occasioni diciamo sprecate in passato, visto che le potenzialità per fare bene le arrivate, cioè, oppure diciamo è andata così e va bene, è andata. No, che va bene no, perché sicuramente secondo me questa squadra poteva fare molto di più. L'ho detto anche prima, secondo me la nostra sconfitta, diciamo, è stata non a dare continuità ai risultati, infatti facciamo una vittoria, un pareggio, una sconfitta, poi un altro pareggio, e dunque questo ci ha un po' penalizzato in un campionato di Serie B dove secondo me la continuità dei risultati è fondamentale. Da questo punto di vista credi che, diciamo, le tre che sono in alto meritino di vincere il campionato senza che si facciano i play-off? No? Ma io penso che la squadra più forte secondo me è Sassuolo, questo non è in dubbio, e le altre diciamo che sono un po' tutte, cioè si equivalgono, diciamo, e anche l'Empoli lo vedo in grado di raggiungere i playoff, dunque secondo me i playoff si faranno. Cosa vuol dire essere adesso nelle due partite si stato diventato capitano? Cosa significa per te? Cosa è più? Vabbè, il capitano è sempre, deve essere, diciamo, un uomo importante per la squadra, magari cercare anche in campo di dare di più, se non sei capitano lo devi mettere, però è importante anche dare dei segnali quando sei in campo, magari un'entrata un po' decisa, così carica i compagni, però capitano di questa squadra è Sansovini, io sono il vice, non è perché avevo la fascia a queste partite mi sentivo capitano. Riferito a quello che hai detto, sempre a questo discorso, riferito a quello che hai detto Cagni, e lui l'ha ripetuto più volte, l'ha detto anche questa volta, ha detto manca un uomo leader, cosa ne pensi tu? Che faccia anche esplorare i compagni in momenti di difficoltà, proprio riferito al discorso anche lì. Sì, sicuramente sì, perché il mister vuole gente che in campo parla e si aiuta, che chiama la squadra anche quando è in difficoltà, forse magari può essere vero, non sono pienamente d'accordo perché noi in campo ci aiutiamo tra di noi e dunque cioè non è che serve, sì, parliamo, anche perché se ne siamo usciti da questa situazione in cui eravamo dopo la partita pro Vercelli. È merito del mister, ma anche nostro, che nello spogliatoio viviamo bene e stiamo bene tra di noi. E se c'erano spaccature, secondo me rischiavamo anche di retrocedere proprio diretti. Dunque, ecco, questo di spogliatoio unito. Per il futuro, come avete, ti piacerebbe intanto rimanere? E secondo te, questo gruppo, con le dovute migliorie, può puntare in alto in futuro? Io allora, prima a livello personale, ho ancora un anno di contratto e dunque intendo rispettarlo, anzi ho tanta voglia di riscattare quest'anno, perché non è andato come tutti volevano, e in più io penso che
la società sia, cioè, loro prenderanno le decisioni e comunque, come ti voglio dire, se mantieni un'ossatura, secondo me, di questa squadra può anche andare, può far molto bene l'anno prossimo. Avete già pensato, appunto, viene il punto, vengono i tre punti questo sabato, come festeggerete? Avete già pensato proprio già dopo post partita, subito, diciamo, davanti al pubblico, oppure anche dopo, se andate da qualche parte? No, assolutamente no. Niente. Penso che festeggeremo all'ultima partita, poi abbiamo l'opportunità anche di giocare in casa, dunque sarebbe bello. L'importante è prima raggiungere questa salvezza matematica e poi dopo festeggeremo. Non so neanche, cioè, se c'è da festeggiare, sinceramente io sono un po' deluso da come è andata l'andata, cioè, ma non a livello di risultato personale, di collettivo, perché sono convinto che questa squadra poteva fare di più e un po' c'è da mangiarsi le mani. C'è poco da festeggiare. C'è poco da festeggiare. Anche se però mantenere la categoria è pur sempre importante, sì, diciamo, dopo le difficoltà che abbiamo avuto. Teniamo conto che la salvezza senza i play-out sarebbe il miglior risultato dello Spezia negli ultimi 62 anni, questo per dire, ah, no, chiaramente. Ok, allora proprio perché lo diciamo per informazione tua, ma è la realtà. Cioè. Infatti, anche per questo ho detto prima che noi vogliamo fare più punti possibili per, da qui alla fine, per, proprio per avere una classifica migliore di quella che siamo adesso. E poi per continuare questo feeling col pubblico che adesso sembra, insomma, essere, sì, finalmente, sì, sicuramente. Sì, anche perché dopo le due partite in casa loro ci hanno veramente, non che prima non ci abbiano aiutato, però quelle due partite penso che se qua fai bene e metti in campo quello che vogliono loro e quello che dovresti mettere in campo, secondo me anche qua lo stadio, questa città ti aiuta. Certo.